La cosa più brutta quando andiamo in giro, vado a fare la spesa perché sono padre di famiglia, vedo che la gente ha paura di avvicinarsi, ha la paura quasi di guardarti in faccia. Abbiamo ideato una cosa molto semplice che potrebbe far parte della salvaguardia proprio della gente, perché mi fa paura pensare quando riapriranno quello che sono i locali, i ristoranti e via dicendo, che la gente avrà paura di andare a mangiare. Per paura di essere contagiata, praticamente. Non dormendo di notte mi è venuta questa idea che è molto semplice e molto pratica. Abbiamo, diciamo, inventato e brevettato quello che è una colonnina, insieme al mio amico Jimmy Bodigoi, che è un ingegnere, praticamente. Questa colonnina non fa altro che semplice da utilizzare, viene posizionata davanti a tutti i negozi, perciò il ristorante che sia, o quello che è un supermercato, diciamo al cinema, nei centri commerciali, soprattutto dove abbiamo l'affluenza di tanta gente. C'è questa colonnina che è alta circa 1,60 m, ha un touchscreen, un display, dove noi non facciamo altro che affacciarci a questo display e in automatico, in un istante, appunto per questo si chiama anche tac fatto, rileva quello che è la temperatura. Questo cosa permette? Ci permette di inviare dei segnali all'interno di quello che è il locale, ok? Ci permette di bloccare quello che è l'entrata di quello che sono le persone. Perché se io misuro la febbre, ed è, sappiamo benissimo che il primo sintomo di quello che è, diciamo, un qualsiasi influenza o di qualsiasi infezione, quello che è la temperatura, automaticamente io mi misuro la febbre, esce sul display la mia temperatura corporea, automaticamente se siamo sotto i 37 gradi e mezzo mi dà l'accesso a quello che è il locale. Se invece supero quello che sono i 37 gradi e mezzo, automaticamente possiamo avere diverse opzioni. Mandare quello che è un segnale acustico, mandare quello che è un allarme a quello che è la cassiera all'interno del supermercato, del locale che sia. Viene collegata a quella che è la porta elettrica di un semplice supermercato, perciò automaticamente non mi fa entrare. Ed è una cosa importante secondo me, perché dare la sicurezza alla gente che almeno vado a fare la spesa o vado a cena in tranquillità e all'interno del locale non c'è nessuno che ha la febbre, sicuramente non mi dà una garanzia totale, ma sicuramente mi aiuta a dare più sicurezza.